L'eradicazione non è la scelta generalizzata, perché questo proporrebbe la desertificazione dell'area salentina. Si tratta di eradicare soltanto a nord, nella zona attorno a Oria, che è la parte, diciamo, più a nord attualmente, che è la parte che presenta focolai di infezione, dove si prova con l'eradicazione a costruire una specie di barriera per impedire che la xylella fastidiosa possa continuare a espandersi. Bisogna bloccarla e nel territorio in cui oggi è contenuta imparare a conviverci, provare a sperimentare tutte le forme utili per impedire i danni che la xylella fa. Credo che, diciamo, non si tratti neanche qui di pulire completamente dalla presenza degli alberi di ulivo, si tratta di eradicare le piante infette e speriamo che l'operazione venga fatta nel giro di poche settimane. Ciò che è necessario eradicare va eradicato nel giro di poche settimane. E la chiusura della Francia? Ma è un atto assolutamente sbagliato, precoce rispetto all'imminenza di una decisione comunitaria e profuma di strumentalità, profuma, diciamo, di voglia di guerra commerciale. Speriamo che anche in Francia prevalga il buon senso. Ha fatto acqua il sistema di gestione delle frontiere europee, perché questo batterio da qualche parte è entrato, ed è entrato, sarà entrato dalle piante esotiche del Costa Rica, non lo so, questo è quello che dicono gli scienziati, ma certamente non è colpa degli agricoltori. Quindi gli agricoltori devono essere sostenuti in questo drammatico problema. Danno e maggiori costi. L'eradicazione massiccia non la propone nessuno, e voglio chiarire ancora una volta che non la propone certamente né la Regione Puglia né il governo italiano. Il problema è che il batterio xylella fastidiosa è un batterio da quarantena. La direttiva comunitaria dice che le fonti di inoculo vanno eradicate, ma non nella zona infette, ma nella zona cuscinetto, nella zona dove dobbiamo bloccare l'avanzata attraverso questa cicalina, questo insetto, l'avanzata del batterio verso nord. È lì che dobbiamo eradicare le piante infette in maniera selettiva per togliere le fonti di inoculo e dare garanzia che non ci sia il rischio che questa maledetta batteriosi avanzi verso il nord della Puglia. Dopodiché nelle aree infette bisognerà trovare dei modi di convivenza e lì la ricerca deve lavorare, ecco perché la nostra iniziativa, la nostra risoluzione vuol chiedere all'Europa più impegno sulla ricerca, perché indubbiamente è un fatto nuovo cui la ricerca deve dare delle risposte. Un fatto, diciamo, positivo nella sfortuna è che questo insetto è un insetto che ha una sola generazione l'anno, per cui soltanto all'atto della schiusa, proprio adesso, tra poco, a maggio, bisogna combatterlo. Si può combatterlo tra l'altro con degli antiparassitari che sono autorizzati per l'agricoltura biologica, ci tengo a dirlo, non c'è nessun rischio e nessun aumento di sostanze chimiche nella Regione Puglia. Questa è una balla che è girata. La Regione Puglia anzi ne utilizzerà di meno, perché le buone pratiche agricole cui tutte le organizzazioni agricole stanno collaborando, significa fare lavorazioni del terreno, l'erpicatura, l'aratura, quindi evitare che ci sia una proliferazione di questi insetti vettori che sono la causa vera dello spostamento della malattia. Il trattamento è solo uno e si fa all'atto della schiusa delle uova.